Seconda parte molto molto interessante, quindi mi raccomando ragazzi, lasciate oltre 120 mi piace per questo video. C'è tanta tanta roba bella da farvi vedere e dunque direi di partire subito. Prima chicca, una canna da feeder. Stiamo parlando della Atrax da 9 piedi, cioè scritto qua, 9 piedi, ed è una canna fatta per pescare in carpodromo. Devo dire che non vedo l'ora di testarla, adesso ve la tiro fuori. Dopo il video che ho fatto in carpodromo, roba gen, mi è partito il matto del feeder. Guardate che sottile. Inoltre questa voglio utilizzarla anche per la pesca corta in fiume e in canale. Manico in leva compressa, molto molto bello. Devo dire che ci sta molto. Stile mi piace molto, con la prima sezione in carbonio e i due anelli molto piccoli. Che hanno, cioè, fusto principale molto leggero, mi piace. Tra l'altro è anche una due pezzi, quindi qua abbiamo le tre punte, la light, la medium e la hard, e qua il secondo pezzo. Proviamo a montarla. Anche le frecce per montarla giusta. La mettiamo su un cimino a caso, ho preso anche il tre quarti, sembra quasi una canna da spinning, molto molto leggera, mettini in fibra solid. Allora, c'è quello da tre quarti, poi abbiamo l'oncia e l'oncia e mezzo, quindi fino a 45 grammi. Abbiamo il 21, il 28 e il 45 grammi, quindi. E devo dire, non vedo l'ora di provarla, assolutamente. E questa è la prima chicca del video. Vediamo se intuite qualcosa. Seconda chicca. Un nuovo mulinello da aggiungere alla lista, è il Remedy 6005, bello importante, ed è una figata di mulinello. Un mulinello di taglio comunque bello importante, ma tiene la sua leggerezza, e per chi non lo conosce è questo. Guardate che mulinello, e non avete ancora visto la chicca. Con questa astina in carbonio sulla manovella, devo dire che è un signor mulinello che spinge. Cioè, fa il suo lavoro. 6.500-200 metri di 0,20, rapporto di recupero 5 a 1, peso 350 grammi e 6 cuscinetti più 1. A rulli. Guardate che razza di mulinello. Cioè, no, è veramente stupendo. Bobina maggiorata come al solito. Archetto tubolare monopezzo. Devo dire che fa veramente paura. Lo appoggiamo qui delicatamente e andiamo a tirar fuori la chicca del video.
Vediamo se qualcuno ha indovinato la tipologia. Siamo in chat al vivo, quindi scrivetelo adesso e vediamo se avete indovinato. Questa è la sac. E questa è la canna. Sisan Salt Water. Come potete vedere, 240 cm, 2,40 m, 20, 70 grammi, 30 libbre di lenza. È una canna veramente bella. E chi mi potrà portare a Lecce, Serra e anche Bar, magari. Due pezzi non uguali. Guardate. Il primo anello com'è. Molto importante. È veramente rigida, è una canna per pesci veramente importanti. Guardate che roba. Tiriamo fuori il manico che è tanta tanta roba. Ha dei dettagli veramente pazzeschi. Mamma mia. Cioè, tra l'altro è veramente leggera. Guardate il carbonio. È un gioiello, è veramente un gioiello. Questi dettagli oro, troppo bella. Montiamoci su il mulinellino, siamo quasi fatti apposta. Splendido, veramente splendido. Le Lecce non hanno scampo, neanche i Serra. Come vedete, mi arriva al gomito, io che sono 1,80 m, perfetta per il lancio. Pugnatura in eva, molto morbida, cioè morbida nel senso comoda, non ti fa stancare e fa male al braccio. Anche presa sotto bella salda. Guardate roba. È un palo. Dopo ci sono anche altre azioni, altre grammature, lunghezze, però questa è quella che fa per me per lanciare grosse top water e jerk. Ma non disdegnerò il luccio e il siluro con questa. Dunque ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate tanti tanti like. Con questa attrezzatura spero di andare subito in pesca e portarvi tante belle catture. Dunque mi raccomando ragazzi, lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Dunque direi di aver detto tutto e ciao a tutti.